Amici, amici del Teatro Regio, buonasera a tutti quanti in diretta esclusiva. Sono le 15:47 e meno male oggi sono solo. Dario non No, c'è. Dove sei? Non ti vedo. Dove qua, sei? Dove? 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 regia, regia, Eccoti aiuto. che ti Ciao a vedo. tutti. Come stai, Dario? Bene, bene, bene. Oggi sto carico. Ah, sei carico? Sì, Bene, sì. allora dallo studio 2 di Art Radio, Dario che è carico. Come stai? Innanzitutto ti vedo sbarbato, più rilassato, vedo che stai in ferie, non so. No, no, ferie ancora no. Ah, va bene. Magari ancora no, ma manca poco comunque. No. Comunque, a proposito dei comunque, questa oggi è una diretta esclusiva perché stiamo trasmettendo in reti unificate su YouTube, Facebook e Twitch in contemporanea. E naturalmente potete guardarci attraverso e nei nostri siti www.artradio.it, radio.it, Radio Garden, e quindi è possibile guardarci in tutto il mondo. Però io adesso mi volevo collegare qui dietro l'angolo, perché mi piace collegarmi dietro l'angolo. Niente proprio di meno che dalla Svizzera. Pronto, chi c'è in Svizzera? Ciao a tutti ragazzi, Marta Battielli. Cosa fai? Tutto Cosa stai bene, facendo? mi fa piacere. Mi fa piacere che sento un po' di voci nostrane, arianesche. Allora, signori, niente proprio di meno che in diretta esclusiva, e la regia ce lo mette in evidenza, Marta Con Bastianelli. orgoglio Ah, annunciamo Marta sì. Bastianelli. Bene, allora, Grazie, grazie a voi. un piacere vedere Marta Bastianelli. Già qualcuno dei nostri ascoltatori ci dice: ma perché non ci fa vedere un primo piano? Ma subito la regia ci accontenta. Eccola, in tutta la sua bellezza e magnificenza. Dove sei in questo momento, Marta? Allora, io in questo momento sono a casa perché sono rientrata da poco dalla Svizzera, che sono stata impegnata per due gare lì nello scorso fine settimana e sono già pronta per una nuova ripartenza in Belgio. Ah, quindi vai in Belgio e noi ti seguiamo, lo sai? Veniamo con te. Va Dario. benissimo, non c'è problema. Vi corro dietro. Bene, lo mettiamo in valigia perché è molto comodo, pratico. Sì, Ecco. morbido soprattutto, Esatto, quindi. appunto. Allora, ci racconti un po' che cosa è successo in questi ultimi tempi, Marta? Allora, praticamente purtroppo a livello di, diciamo, di prestazioni fisiche non ho vissuto un bellissimo periodo perché dopo la quarantena, diciamo, della, appunto, dovuta a questo Covid lo scorso anno, mi sono accorta di aver subito una problematica riguardante appunto fisiologica e quindi di aver preso la mononucleosi e il citomegalovirus, che sono due virus abbastanza impegnativi per uno sportivo. E per cui ho praticamente dovuto risolvere questo problema qui, però me ne sono accorta tra l'altro molto tardi, quando comunque avevo già ricominciato con le gare e vedevo che c'era qualcosa che non andava. E ho subito un anno molto, molto importante perché comunque non riuscivo a ritrovare me stessa, le mie condizioni fisiche e di conseguenza era tutto più difficile. Sembra che in quest'ultimo periodo stia andando meglio e le condizioni fisiche, insomma, dopo la vittoria della Svizzera sono migliorate e anche un po' il morale risale. Purtroppo noi sportivi, insomma, non è semplice, ci sono momenti belli e ci vuole niente per cadere in basso, quindi io sono, diciamo, un po' abituata a queste situazioni, però ormai, insomma, a 34 anni inizia a pesare perché poi il sacrificio si raddoppia con la famiglia e la bambina, quindi molto spesso mi sono chiesta se ne valesse più la pena. Credo che comunque fino alla fine di quest'anno ne valga ancora la pena e poi decidiamo la strada da farsi, ecco. Però ho notato che quando ci sono delle difficoltà, Marta Bastianelli raddoppia la dose e quindi spacca tutto. Quindi tutto Certo. sommato, anche la mononucleosi è servita per rimetterti in moto, no? Nonostante tutto, aiuto un'altra volta. Diciamo che sono caduta di nuovo nel fondo del mare, mi sono data una spinta e sono ritornata su. Quindi è capitato già spesso altre volte. Questa è un'altra volta che mi serve sicuramente da insegnamento, perché poi non si smette mai di imparare, insomma, nella vita. Beh, noi ti seguiamo da sempre e quindi, insomma, un
ogni volta che poi abbiamo proprio i rapporti stretti con la tua famiglia, quando non stai bene ci preoccupiamo, e quindi veniamo subito in Svizzera o in Belgio e quindi abbiamo visto la tua vittoria. Però io chiederei alla regia di farci vedere un piccolissimo contributo e poi ritorniamo in diretta. Guarda un po', guarda un po'. Sì. Devo dire, è interessante, abbiamo fatto un excursus della tua vita in meno di 30 secondi, quindi è bello, sì. È bella quella dietro la ruota, che eri un po' incavolata ma determinata, sì. No? Dov'è? Allora, lì è una foto che ho fatto per la mia squadra qui dalle mie parti in Abruzzo, sul mare. E tra l'altro questa foto sta facendo un po' il giro del mondo, perché sta una ragazza di Lariano, tra l'altro, quindi una nostra, insomma, concittadina, sta facendo un dipinto su tela di questa foto, perché la deve poi dovrà presentare ad una mostra di pittura, quindi sta avvenendo un bellissimo lavoro. Poi dopo, magari quando sarà finito, lo mostrerò a tutti, e credo che sia veramente qualcosa di eccezionale. Anche noi in anteprima, così facciamo venire anche la ragazza che l'ha fatto, così vediamo un po'. Noi l'arte, certo, in generale ci piace. Allora Marta, cosa ti hanno detto i tuoi cari, che ogni tanto vieni e porti delle vittorie strepitose come l'ultima? Ma loro sono sempre felici, a prescindere poi da quello che accade. Ovviamente quando non sto bene ci soffrono anche loro, perché fanno gli stessi sacrifici che faccio io con me. E mamma e papà non vedono l'ora che smetto, perché non ne possono più di sentirmi al telefono sempre, sempre un po' dispiaciuta del fatto che non sto bene. E quindi loro vogliono comunque sentirmi che io sia felice, a prescindere poi da quello che viene della bici. La mia famiglia qui in Abruzzo, loro sono appassionatissimi, mi seguono praticamente in tutto quel che possono, mi hanno cresciuto la bambina. E io penso che dal giorno che io smetterò, credo che per loro più che una festa è un lutto, perché diciamo che sono talmente tanto appassionati che fanno difficoltà a pensare che la mia carriera possa terminare, insomma, a breve, nel senso che poi purtroppo la carriera di uno sportivo non è lunghissima. E quindi bisogna anche accettare queste situazioni. Io sinceramente non ci penso spesso, non ci penso mai realmente, però comincia, diciamo, a 34 anni, comincia a essere un'età, non dico vecchia per quanto riguarda la persona, ma a livello sportivo comincia a essere un'età impegnativa, dove comunque ci sono tanti giovani che stanno emergendo, e credo che sia anche normale questo riciclo generazionale che ci sarà poi automaticamente, come quando c'è stato quando, insomma, io ero giovane. E poi, insomma, sai, gli impegni sono sempre tanti, sono tanti. Lo sport in generale sta crescendo, specialmente il nostro, quindi, insomma, è un qualcosa che si raddoppia sempre di più, e io spero, insomma, magari di dare un altro anno, ma non di più, ecco. Beh, comunque tu dicevi dare spazio ai giovani, però a me sembra che di questi tempi i giovani erano tutti dietro il traguardo, è una cosa sì, strana. Sì, diciamo che se io do retta a questa cosa, sono parecchi anni che dico vabbè, smetto, no, ma quest'anno ho vinto 10 gare, meglio di no, il prossimo smetto, ho vinto 8 gare, meglio di no, ma ci sto a dar retta a questa cosa qui, non si smette mai, arriva a 40-50 anni come la Longo che ancora va in bici, e quindi prima o poi deve arrivare il momento, insomma, ecco. Poi nello sport non c'è mai, anche se l'età c'è, ma ha visto Buffon continua, è imperterrito, sì. Quindi dai, sì, vediamo, sì, che sì. Per un uomo è anche diverso, poi sai, anche tra noi, sì, anche tra noi ciclisti ci sono uomini che comunque, ecco, Nibali che ha 37-38 anni, cioè ci sono ciclisti uomini che hanno proseguito la loro, che ancora continuano a correre nonostante, però per una donna è un po' diverso, poi specialmente se hai una famiglia non è semplice. Io ho un nostro ascoltatore che ti sta scrivendo, Marta.
Allora te lo faccio leggere, guarda cosa gli dice Ludovico. Ecco, hai visto? Che sei bella Marta. Ah, grazie, grazie. Ci vuole anche essere un po' donne, perché qui ragazzi il mondo non è solo, insomma, lo sport. Grazie. Te ne faccio leggere un altro. Porta il tuo stesso cognome questo. Natascia. Sì, sì. Ciao Natascia. No. Un abbraccio. Ciao Natascia. Hai visto chi abbiamo in diretta oggi? Sì, che poi ecco, cioè, ricordiamolo che insomma ha vinto ultimamente, però sta ragazza qua, insomma, corre da quando c'avevi 10 anni ufficialmente, diciamo. Sì, avevo l'età praticamente quasi di mia figlia, quindi avevo 10 anni, adesso ne ho 34, insomma, ho fatto un bel po', un bel po' di strada, diciamo, di chilometri. Da una tappa e un'altra, ricordiamolo che comunque sei stata... argento, medaglia d'argento ai mondiali su strada a Verona nel 2004 da juniores, nel 2005 bronzo agli europei, fino ad arrivare poi nel 2007, che è stato l'anno clou, diciamo, dove ti hanno conosciuta veramente un po' tutti, che hai vinto l'oro ai mondiali a Stoccarda. Poi vabbè, altre vittorie poi dopo, contro Strese, eccetera, e anche loro agli europei, diciamo un po' più recenti, a Glasgow, 2019, sì. 11 anni dalla vittoria del mondiale, insomma sei tornata alla grande, direi. Diciamo che ho coronato una bella carriera, perché comunque con un mondiale, un europeo e un italiano sono le tre maglie un po' indice del nostro sport, quindi credo che debba dire grazie alla mia carriera in tutto e per tutto. Poi ci sono tante altre classifiche importanti che per noi valgono quasi più di un mondiale, e quindi anche quelle sono state ottenute, per cui credo che ad oggi, se dovessi smettere, non mi devo, cioè, non posso e non posso, diciamo, ripudiarmi niente, perché ecco, appunto, ho bellissime maglie attaccate qui a casa in un quadro. Noi adesso anzi. Abbiamo una Marta donna, una Marta mamma, no? Che rivede ogni tanto la Marta bambina. Cosa ne pensa della Marta che ha iniziato a correre? Penso che erano begli anni dove c'era spensieratezza. Dove facevo l'atleta, perché oggi come oggi, ecco, anche questo è un fattore molto determinante. Il fatto che comunque si ha una famiglia, una figlia, ciò che mi manca di più rispetto agli anni che potevo, insomma, fare l'atleta al 100 per 1000 è il recupero. Ciò significa che dopo un allenamento di 3-4 ore torno a casa e ho i miei impegni a casa, che comunque non posso, diciamo, dire di no, anche se poi ho persone che mi aiutano, eccetera, però comunque la bambina, eccetera, ti impegna tantissimo, quindi comunque sono disperdi di energie che vuoi o non vuoi devi buttare via, come il fatto di magari non poter prendere, partire e fare altura, come ad esempio stanno facendo tante mie compagne, e non perché non voglio, ma comunque ci sono degli impegni con la famiglia che in questo momento non posso, cioè non posso, diciamo, mettere in secondo piano la bambina elementare, quindi fargli perdere ulteriore scuola, più di quella che ha già perso. Io penso, e parto e me ne vado 20 giorni, non è semplice, ma anche se volessi farlo, perché comunque a casa no, assolutissimamente non mi dicono mai di no, anzi mi vedo sempre d'accordo su quello che faccio, che ciò che riguarda il mio lavoro. Sinceramente poi quando sto fuori ne soffro di testa, soffro che comunque il fatto che io sono fuori per tanto tempo, e quindi credo che sia più, non sia così tanto producente, anzi è controproducente, per cui preferisco allenarmi e fare le mie cose qui a casa in tranquillità, e poi partire, andare a correre. E ad oggi i tempi sono cambiati, non ci possiamo più permettere di non fare la vita al 100% un atleta, che poi sia il ciclismo o un altro sport. Ci devono essere dei tempi di allenamento, dei tempi di recupero, si deve mangiare bene, devi avere un'equipe dietro molto importante. E ad oggi dico che questo ciclismo non è più quello che praticavo una volta, perché giustamente prima ti allenavi, poi nel pomeriggio uscivi, andavi, facevi, sbrigavi, poi andavi a correre, eri forte, perché comunque atleticamente se sei forte, ok, sei forte, però c'erano quei piccoli sensori che
ai quali non facevi caso, che ad oggi invece se non ti fai caso sei un numero. E quindi questo è un peso per una ragazza giovane, no, ma per una donna che, ecco, come me, magari che comincia ad avere anche altre esigenze oltre al proprio lavoro, comincia a essere importante questo fattore. Se tua figlia ti chiedesse di fare lo stesso lavoro, glielo consiglieresti? Silenzio. Ci sta pensando. Silenzio. Mi senti, Marta? Forse abbiamo perso Marta. Chissà se la sua linea... Non ti ho sentito, scusami, non ho sentito la domanda. Infatti abbiamo visto che il tuo segnale era un po' debole. Ti stavo dicendo, se tua figlia ti chiedesse di fare il tuo stesso lavoro, cosa gli consiglieresti? No, l'abbiamo ripersa. Sicuramente... È una domanda scomoda, evidentemente. Sicuramente tornerà, sta facendo di tutto per rientrare in linea. Intanto leggiamo sì. I suoi messaggi. Allora, Narita dice, ciao Marta, poi c'è Natasha che dice, sì, la cugina è con Mare, grande sempre a tutta, e noi tutti sempre con te. Poi abbiamo Lorena che dice, ciao Marta, e secondo Anselmi che dice, grande Marta, sei unica. Ciao secondo, un caro saluto anche a te. Sicuramente l'affetto delle persone, almeno del posto, che comunque conoscono bene Marta, è tanto, è in dubbio questo, anche perché comunque è una persona che si è sempre data da fare, e come diceva lei prima, diceva, anche stavolta ho toccato il fondo del mare e poi mi sono ridata una spinta e sono risalita su. E purtroppo ci sono, è una cosa che ha dovuto superare diverse volte nella sua carriera, e questo non può che fargli onore, perché comunque dà l'esempio a tante persone, anche a tanti sportivi, insomma, il fatto di riuscire sempre comunque a reagire in modo positivo a ogni caduta che può succedere, insomma. Allora, guarda, ti faccio leggere un po' di messaggi che ti hanno mandato i tuoi ascoltatori. Allora, secondo ci dice che sei praticamente unica, e vediamo se lo ritrovo, eccolo qui, sei unica, e questo lo sapevamo pure noi. Lorena, grazie. Ciao Marta. Ludo, Natasha ti dice che troppe volte hai toccato il fondo. Sabrina. E lei lo sa bene. Tanti grandi talenti, e lei è la nostra campionessa. Sabrina Brodosi, buona serata anche a te. Natasha Giulia. Importante è che troppe volte ha toccato il fondo. La cosa importante, come diceva, è che comunque si è sempre rispinta verso l'alto, come diceva pure lei, insomma, l'importante è quello. Sì, una domanda che magari molti se la chiedono: una campionessa come te che sta tagliando il traguardo, che cosa pensa in quel momento a quelle che stanno dietro, prima, della sera, della serie, ti è oppure un qualcosa di più? Allora, questo giro ho pensato quello che hai detto tu questa volta qui, perché ci voleva. E guarda, mio marito mi diceva, si è sentito, mio marito poi, dopo che ho, diciamo che lui vedeva in diretta Eurosport, mi diceva, ma si sentiva che urlavi, ma che urli, che urlo. Ho detto, grazie a Dio che non ho detto qualche parolaccia, che ci voleva dopo tutto questo digiuno così lungo, insomma, era il minimo quello. Però, diciamo, molte volte pensi un po' come, cioè, un sospiro di sollievo per tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare lì. Infatti, ti viene un po' in mente, perché penso che sia un excursus di soddisfazione, di emozioni che vanno e vengono, no? Quando hai finito, che sei lì sul podio, arriva un po' una serie della tua vita breve, dei flash come quello che abbiamo fatto noi, quei 30 secondi. Che dico, ma oddio. Diciamo che ultimamente io penso sempre un po' alla famiglia, alla bambina. Lei adesso, prima di partire, perché poi prima era diverso, era più piccolina, quindi non si rendeva tanto conto. Adesso è da un po' di anni che si rende conto anche dei momenti, diciamo, che ci sono, no, in famiglia, perché comunque io sono un sentore molto importante per quei momenti, no, perché poi vuoi o non vuoi, non dico che gira tutto intorno a me assolutamente, però ci sono delle situazioni, la mamma parte, la mamma torna, la mamma corre, vediamola in TV, quindi si parla spesso di me, e lei di conseguenza capisce questa cosa, che è comunque una cosa importante.
Adesso che ultimamente mi vedeva spesso a casa, che avevo questi problemi fisici, che comunque continuavo ad andare a fare analisi, con, insomma, una situazione così, lei si è resa conto e mi chiedeva cosa fosse successo, perché non correvo più, perché non vincevo più, e quindi erano delle spiegazioni da dargli. Ora, prima di partire, mi vede fare la valigia e mi dice: "Mamma, dove vai?" Gli ho detto: "Vado a correre." Ecco, allora alzo il culo, ho detto. Praticamente ho detto: "Non ce la posso fare, ho un'altra avversaria", in poche parole. E quindi lì mi sento un po', quando sto a correre, mi sento un po' un dovere che poi devo diciamo anche convergere per le persone che mi sono vicine, e quindi è un qualcosa che devo anche a loro, ecco. Beh, io prima a te avevo fatto una domanda, no? E poi tu sei andata via, la linea era, ciao Umberto, la linea era caduta. Se tua figlia ti chiedesse, mamma, voglio fare il tuo stesso lavoro, cosa gli consiglieresti? Non fargli andare No, via l'altra volta, aspetta. no, io spero tanto di no, Robby, perché purtroppo ad oggi il ciclismo non è nascere allontanese. Io sono nata in un circuito veramente fortunato, che è quello del Lontanese, che abbiamo, perché mi sento comunque ancora di dire abbiamo la fortuna di avere, dove noi siamo cresciuti lì, noi ci siamo allenati lì, eravamo piccolini, e fino a una grande età, insomma, ci siamo allenati lì, e quello, credimi, che è stato un punto fondamentale della nostra carriera, per quanto mi riguarda, perché ad oggi andare su strada per un bambino di quell'età è praticamente impossibile. Vedo tanti, tanti papà e tanti genitori che seguono i propri bambini piccoli, che si allenano qui nelle nostre zone, che si allenano su strada, perché purtroppo non abbiamo altra possibilità ad oggi, un anello, un qualcosa di chiuso, dove comunque questi ragazzi si possono allenare, e vedo proprio che c'è quel senso di un po' di, diciamo, di paura, di preoccupazione, perché diciamo che su strada ad oggi è veramente pericoloso, e di conseguenza io mi auguro che lei non me lo chiederà mai, però ovviamente se poi me lo chiederà sarà un dovere comunque seguirla e cercare il meglio per lei. Adesso pratica Beh, atletica, pratica danza, insomma, tutt'altro. Cerco di fargli fare un po' di multidisciplina affinché poi lei in qualche modo si possa innamorare di uno sport. no. Per coloro che non ti hanno visto vincere in Svizzera, quando è caduta questa vittoria, Marta? Domenica 6. Domenica, noi adesso gli facciamo vedere che cosa è accaduto. Quindi mi raccomando, aprite bene gli occhi perché vi facciamo vedere questo bellissimo momento. Grazie alla regia. Lì ci voleva il Quanto piede. mi piace, perché si è vista a un certo Esatto. punto, lei ha guardato l'altra che gli stava a fianco,
poi gli si è messa dietro e ha preso la scia, si è allargata, l'ha bruciata. Aspettavo, poi... aspettavo che qualcuno mi anticipasse, perché altrimenti era troppo lunga. L'unico problema è che era, io ero, diciamo, tra quelle dove con cui ero fuori in fuga, ero la più veloce, quindi di conseguenza anche loro aspettavano me, perché giustamente dicono, non ti possiamo arrivare, possiamo portare la vittoria nel piatto d'argento, e quindi ti arrangi da sola. Quindi praticamente ho fatto un chilometro, praticamente a tirare io, perché consapevole del fatto che loro non mi avrebbero comunque più aiutata più di tanto, perché giustamente essendo la più veloce non potevano, e quindi diciamo ho aspettato che qualcuno mi anticipasse, altrimenti era troppo lunga, però insomma è andata bene. Infatti si è visto però alla fine quando hai fatto così col braccio. Quello l'ha quasi tagliato. non proprio, però dai, diciamo che era il contesto, era un po' quello. Altrimenti mi squalificavano se facevo gestati. Allora, grazie alla nostra regia che ci ha fatto vedere quel momento importante di domenica, ma io ne ho ancora un'altra di parte proprio durante il tuo podio, e chiedo sempre alla regia di mandarlo. Vai, ma mandacelo, dai, ecco. In the first time we stay in the back because with the rain I am old and don't have too much energy for staying the front for the corner, but after I think it's possible came in the breakaway because only so it's better to win. Allora grazie alla regia per questi contributi veramente importanti. Abbiamo visto che c'è una soddisfazione, quella che dicevo io prima, sotto tutto bello, la cosa migliore è vincere. E quindi veramente un momento emozionante, Marta. Però grazie, grazie coppa mille. La potevi far vedere. Allora, ma guarda, non ci abbiamo sono più coppe. La Cintawana, la conosci? Com'è? Stanciu Narcisa Oana, che dice: la nostra Marta è il nostro grande orgoglio l'arianese. No, non la conosco. Lei conosce te, quindi sicuramente ti salutiamo, grazie per essere grazie. In diretta con noi. Beh, comunque ti stanno guardando anche i giovani attraverso Twitch, perché noi stiamo trasmettendo in 3 piattaforme contemporanee, e quindi ecco qua, Natascia Bastianelli dice sì, non so a che cosa si riferisce, ma dice sì. Niente coppe, niente medaglie. Ah sì, la conosci. magari forse perché si è messa con un nome, sicuramente, dai. È un nome d'arte magari. Allora, No, io invece sono curioso di chiedere a Marta. Sì. Durante la preparazione delle gare o comunque durante gli allenamenti che fai, la tua playlist preferita? Coldplay. Coldplay. Solo Coldplay? No, no, poi italiani quasi tutti mi piacciono. Coldplay, poi generalmente sì, ma io adesso con questo Spotify praticamente metti musica generica, quindi ti escono fuori tutti e quindi praticamente ascolto abbastanza, ho pochissimo tempo per ascoltare la musica, Dario, quindi considera che io ascolto un pochino in bici, però cerco di non mettere sempre... Sì, cerco di non mettere sempre gli auricolari, perché comunque adesso con le macchine diventa veramente impegnativo, insomma, se non ascolti bene chi ti suona, chi fa, chi rischi che magari portavi le cuffiette e tu giustamente poi ti estrani in quel mondo della musica e non riesci ad essere concentrato, e non è una cosa buona e giusta, ecco. Bene. Quindi la prossima volta gli faremo un'introduzione con qualche musica dei Coldplay. Dei Coldplay, sì. A proposito, di prossima volta. Adesso... Assolutamente, quando verrai all'Ariano e verrai qua a studio da noi. È chiaro. Ok. Un trofeo. Va benissimo. E quindi la prossima settimana, hai detto, è in Belgio. Sì, questa settimana, domenica, corriamo. Come, di cosa si tratta in questo caso? Si tratta di una gara internazionale, sempre nel calendario World Tour, quindi comunque importante, e una gara singola, e quindi diciamo semplice nel senso che non sono più giorni, è una gara a sé.
Poi dopo abbiamo il campionato italiano il 20 giugno in Puglia e poi dopo partirà il Giro d'Italia dal 2 luglio fino al 12. E quindi noi ti seguiamo. Bel calendario. Va benissimo. Bene, allora. E Marta, io ti lascio qualche secondo per salutare i tuoi ascoltatori che sono tantissimi. Ok. E vai. Allora, vi faccio un grande saluto. Mi auguro di vederci presto, insomma, nel nostro amatissimo paese lariano, che, al quale tengo veramente tanto. Cerco di tornare spesso, perché comunque ho la mia famiglia, ho tutti i miei parenti e amici. E mi raccomando, seguite la nostra radio e ci sentiamo presto. Vi mando un abbraccio grande. Grazie, Marta. Grazie allora, a voi. Bocca al lupo, noi siamo lì. Crepi. Comando, fai la brava e non fare brutti gesti, perché no. No, no, salute di cuore, grazie mille, ciao a tutti, ciao, grazie, ciao 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 ciao, ciao a tutti, ciao, ciao Marta, grazie. Ciao, bene, allora Marta Bastiani ci ha salutato, ci ha onorato della sua presenza e noi vi ringraziamo perché termina qui la nostra diretta. Questa sera ce ne sarà un'altra dalle ore 21.05 circa e naturalmente vi ringraziamo per il vostro sostegno, il vostro supporto. Vi ricordiamo di scaricate la nostra app che è gratuita da Play Store o da Apple Store, scaricate il loghetto che vedete è sulla testa di Dario. E quindi lo potete scaricare, sentite la nostra musica che è in continuo sempre aggiornamento, fresca, la potete portare ovunque ed oggi ho sperimentato che con tanto di raccordo, con tanto di acquazzone, con tanto di galleria, noi ci sentiamo sempre. Beh, caldo mio, almeno questo. Allora ragazzi, ci grazie. Ci sentiamo sempre in tutto il mondo. Esatto, on the world. Certo, ieri sera anche abbiamo avuto soddisfazioni anche dalla Colombia, dalla Colombia, sì, non è, dal Brasile, non è poco. Bene. Abbiamo pubblicato sui social le foto, perché sennò c'è qualcuno che dice: ah, vabbè, sì, questi parlano, si aspettano le cose. Va bene, allora io vi ringraziamo. Ogni appuntamento, vediamo che ci scrive ancora, perché non vorrei. Ciao Ludovico, ecco, salutiamo anche Ludovico. Ciao Ludo, ciao. Alla prossima anche a te. E l'appuntamento a questa sera, abbiamo una diretta esclusiva e quindi noi vediamo l'appuntamento, a presto, voi fate i bravi, continuate a seguire e grazie di nuovo a Marta Basinelli, Dario Menichelli, a te, fai bravo anche tu. Sì, come no, io volevo soltanto concludere dicendo che sono veramente contento di aver fatto questa diretta con Marta, perché veramente la conosco, la conosciamo da quando è bambina, quindi vederla crescere così con questi risultati, con questo percorso che ha fatto poi nella sua vita, cose belle e brutte insieme, è veramente motivo d'orgoglio per tutti. Bene ragazzi, allora, e tante belle ce ne saranno, perché minimo fra 20 anni smetterà, ma fra 20 anni. Ok ragazzi, a tutti, ciao, a presto, ciao. Fate i bravi, ciao, a stasera, ciao, ciao, ciao.